Eccoci qua per la seconda intervista della settimana. Oggi abbiamo presidente, giocatore Renzullo del Caos e giocatore EDS, abbiamo scoperto sempre del Caos. Partiamo dal presidente, ovviamente, grande presidente, che lui è uno dei giocatori preferiti, soprattutto perché è un vecchietto come me e ancora gioca. Parliamo prima dal presidente. Ha costruito una squadra fortissima che tutti dicono che è la strafavorita per vincere il campionato. No. La favorita, sicuramente mi piace tantissimo il gruppo che abbiamo fatto. Ci sono tanti amici anche del passato e di quella che era stata la nostra avventura con il futsal. Prima voglio divertirmi, fare le cose bene, poi se vinciamo non ci tiriamo indietro. Obiettivo minimo, primo posto. Vogliamo provare a vincere, chiaro. E parliamo adesso della tua versione di giocatore. Hai cominciato con una tripletta, se ricordo bene, giusto? E ricordiamo di che anno sei, per chi non lo sa. 71. Quindi, come dico sempre io, meglio un vecchio forte che un giovane medio, meno forte. E come giocatore, alla tua età, come ti senti ancora? No, i numeri parlano, ma... No, cerco di dare il mio. In questo periodo mi sto allenando bene e insomma, finché riesco a non sfigurare, gioco sempre volentieri. E passiamo un attimo al nostro DS, Felice. Cominciamo da te con una domanda a Marcon. Quest'estate si è sciolto il nostro Green Tower, lo chiamo nostro, sì, ma sì, è stato sì, anche sì. Nostro. Dici due parole sul Green. Mi è piaciuto che se me no ti ha mollato il calcio a 5, però va bene così, insomma, le storie finiscono prima o poi, no? E quindi è finita bene, mi sembra, e basta. Capitolo Green Tower chiuso, adesso è il capitolo caos. Ok. Gli anni passati facevi un anno a calcio, uno a calcio a 5, sì. Adesso mi sembra che invece ti stai dedicando solo a calcio a 5, non c'è più fisico per giocare a calcio. Sono 38 anni e quindi e non calcio a 5 poi, esatto, e non vederli. Meglio calcio a 5, mi trovo meglio in questo campo piccolo e quindi calcio a 5 tutta la vita, insomma. Questo ruolo da DS, nuovo penso per te? Sì, è venuto Giancarlo, mi ha chiesto la mano, io gli ho dato volentieri, come ha detto prima abbiamo cercato di fare un gruppo di amici e siamo veramente un bel gruppo di amici e quindi questo deve portare avanti per concludere il campionato in modo decente, quello che vogliamo, insomma. E chi vince il campionato? Tu ti sbilanci? No, io non è che mi sbilanci, io spero il caos e ci spero e ci voglio credere e proveremo fino alla fine per cercare di arrivare all'obiettivo. Torniamo un attimo a Renzullo. Tavernario è una delle tue vittime preferite, l'anno scorso se ricordo bene 4 o 5 gol ci hai fatto fra andata e ritorno, può essere? Può essere. 4 o 5 gol, quindi oggi è la tua partita, ricordiamo che l'intervista la facciamo prima che inizi la partita, facci un pronostico sulla partita, non sta a farti problemi, tanto sappiamo già come finirà, forse. È uno caos. E vogliamo azzardare un risultato secco? Spero di non prendere gol, anche se con un avversario come te è sempre difficile. Eccola qua. E Renzullo, quanti ne fa oggi sul tabellino? Azzardiamo? Uno più di De Luca. Uno più di De Luca vuol dire che speriamo che ne faccia tanti anche De Luca. Allora. Phoenix, come finisce oggi? Logicamente uno, spero. Risultato secco, l'azzardiamo? Come ha detto il presi, io l'importante, vorrei, l'importante è non prenderne. Ah, ok, va bene. Vi ringraziamo, vi salutiamo e alla prossima. Grazie. Ciao.